Parte inizia da domenica presa diretta. Quali sono le novità di quest'anno? Beh, intanto che ritorniamo da domenica, perché l'anno scorso avevamo fatto esatto. Lunedì, e quindi questo è importante per sottolinearlo, perché ogni volta che c'è un passaggio di appuntamento il pubblico deve saperlo, no? Le novità sono che rafforziamo, diciamo, la nostra, speriamo, la nostra capacità di raccontare questo paese. Non mancano le materie narrative, cominciamo con una puntata assolutamente poco trattata dalla televisione, cioè il mondo della prostituzione, ma soprattutto mettiamo la telecamera sui clienti, sugli uomini che vanno a prostituire. Potete sapere che sono milioni, cioè se si dice tra i 2 milioni e mezzo e 4 milioni e mezzo le persone che spesso vanno a prostituire, e lo facciamo anche facendo la prima inchiesta televisiva su quel caso incredibile che è stato chiamato con un termine orribile, quello del baby squillo dei Parioli, due ragazzini di 14 e 15 anni che si sono prostituite per mesi a Roma. Perché è una storia importante per noi di Presa Diretta? Perché una volta che le due ragazzine si sono messe sul mercato hanno trovato centinaia di uomini che ci volevano andare e quindi non si sono fermati neanche davanti a due minorenni. Poi dedicheremo una puntata all'abuso di sostanze, soprattutto da parte dei giovani, una cosa che pochi sanno. Secondo l'osservatorio sulle droghe di Lisbona in Europa, i sedicenni italiani sono quelli che consumano di più in Italia e che consumano più droghe contemporaneamente, si chiama poliabuso, e questa è la situazione del mercato italiano, che è un mercato proibizionista, e vedremo pure che cosa sta succedendo nel mondo invece sul tema della legalizzazione della cannabis. La terza puntata la dedichiamo al tema del trasporto pubblico, una grande inchiesta fatta in tutta Italia su come respira il trasporto pubblico nel nostro paese, compreso Roma con l'ATAC, i 700 milioni di euro di debiti, e anche le inchieste giudiziarie che ruotano attorno al mondo dell'ATAC, che finiremo con i temi economici dei fondi europei. Sapete che se non spendiamo 15 miliardi di euro che l'Europa ci ha dato entro il 2015 rischiamo di perderli, ma la cosa interessante è come li stiamo spendendo questi soldi e come poco questi soldi sono stati spesi in maniera intelligente per creare sviluppo, e l'Italia ne ha bisogno. Ecco, proprio su questo vorrei una domanda particolare: perché la gente, comunque le aziende, sono così poco informate o comunque poco attente a poter utilizzare i fondi europei? Ma perché la partita dei fondi europei in Italia è parcellizzata, cioè non è materia centrale. Per esempio la Polonia, che è un buon esempio, con i fondi europei è riuscita a far ripartire l'economia. Da noi non si decide, diciamo, questa montagna di soldi di spenderla in 10, 15 grandi progetti che interessano il paese e sui quali è certo che c'è una ricaduta, no? Ma è polverizzata e quindi in mano alle regioni. Ora le regioni sono spesso in buona parte guidate anche da una classe politica che non è all'altezza, no? Non è la migliore classe politica del nostro paese quella che esprime le regioni, ce lo dicono gli scandali che hanno attraversato tutte le regioni dal nord al sud. E poi a scendere, le regioni che fanno? Raccolgono i progetti delle province, dei comuni, e così assistiamo alla dispersione di questi fondi anche in saghe alimentari, cose di questo tipo che certamente non portano sviluppo. Quindi c'è ancora molto da camminare sulla questione dei fondi europei. Ma c'è per molto, darlo. Soprattutto non c'è da non perdere un'occasione che è, diciamo, unica, perché il grande tema della politica economica del nostro paese è ritrovare le risorse da mettere nel motore. Ecco, ad esempio i fondi europei potrebbero essere utilizzati anche per la cultura. Noi siamo il paese più importante al mondo dal punto di vista culturale, dai beni archeologici, ma non solo dai beni archeologici ovviamente, e anche lì un altro settore che non vengono assolutamente utilizzati. Non vengono utilizzati, vengono stanziati, non vengono spesi. Noi faremo il caso di Pompei, lo racconteremo per filo e per segno in quella puntata. Torniamo un attimo solo alla prostituzione. Prostituzione minorile in realtà è molto in crescita. La colpa della prostituzione minorile non è soltanto, credo, una scelta personale, ma viene innanzitutto da settori della delinquenza, chiaramente. Però la scelta, quando sono, ci sono adesso una crescita di prostituzione minorile da parte di ragazzine, le quali ovviamente sono in qualche modo attirate da questo settore, dal denaro facile. Lei ha detto bene, no? Cioè queste storie, poi lo vedremo, diciamo, con la libertà di scelta hanno poco a che vedere, perché queste ragazzine entrano, come lei ha detto, in un meccanismo che le professionalizza in un certo senso, e lì incontrano una domanda enorme. Questo è il punto, no? La storia incredibile delle due ragazzine di Roma che, come sono scese sul mercato, hanno incontrato i carabinieri, hanno trovato sui loro cellulari, su quello di Mirko Ieni, l'uomo che le sfruttava, hanno trovato migliaia di contatti, e di questi migliaia di contatti, in un mese e mezzo in cui queste hanno esercitato la professione, nessuno di questi uomini
anche in forma anonima ha chiamato la polizia dei carabinieri per dire: guardate, lì ci stanno due ragazzini di 14-15 anni in un mini appartamento dei Paroli che si stanno prostituendo. Poi c'è il tema di quanto ci mettono loro, no? Quello che diceva lei, e questo lo affronteremo perché è un tema interessantissimo, cioè in realtà qui assistiamo a una pornografizzazione delle relazioni sessuali, come se io potessi utilizzare il corpo come merce di scambio, che è il risultato però di una cultura generale del paese. Un po' questa puntata che noi abbiamo chiamato utilizzatori finali, non a caso, questa puntata è un po' il secondo tempo della puntata che facemmo un paio di anni fa sulla violenza contro le donne, cioè è il clima culturale del paese che ha settorializzato la donna e l'ha messa in quella condizione lì, così come la vediamo sui grandi manifesti 6x6 e così via, no? E le ragazzine che fanno? Respirano questa cultura, no? Noi racconteremo tanti di questi episodi, perché non c'è solo il caso delle due ragazzine di Roma. Credo che sia un caso molto generalizzato. Bravo. Anche forse il mondo della tecnologia, credo, dei telefonini, di tante altre cose, e i social network sono diventati dei moltiplicatori, però il moltiplicatore funziona se c'è il mercato, ecco, no? E quindi questa roba qui è molto importante, per questo ci dedichiamo la puntata di apertura. In genere presa diretta è un programma serio, no? Cioè, che intende affrontare delle questioni nazionali. Ecco, per noi quella non è solo una brutta storia di cronaca. Bene. È un racconto che ci racconta come stiamo cambiando, anche come sta cambiando la sessualità fra i ragazzi. Allora, presa diretta con quanti redattori funziona, con quante persone? Noi abbiamo una trentina di persone in tutto, 25, adesso non devo sapere dire, però le persone che fanno i pezzi sono 4 interni e poi 6 che sono delle partite IVA, e anche su questo lancerò un allarme oggi alla conferenza stampa, perché c'è un problema di tagli lineari che rischia di mettere, diciamo, in dubbio questa esperienza di presa diretta. Sono persone preziose per la RAI, non si può permettere di perdere neanche una persona sul mercato dell'informazione, perché diciamo siamo già al minimo, siamo già ridotti all'osso, e le, diciamo, esperienze successe durante l'estate, Floris che va alla 7, cioè non viviamo più in una situazione di monopolio, il mercato c'è e bisogna farci i conti, e siccome non siamo in tanti rimasti a fare l'informazione prima serata. Allora posso fare una domanda un po' particolare? Ha avuto ovviamente qualche offerta da qualche altra gruppo? No, non ho avuto nessuna offerta, ma io non mi sono neanche mai messo sul mercato, io credo molto nella RAI e voglio continuare questa esperienza se me la consentono di continuare. È chiaro che uno come me, diciamo, non penso che farei fatica a trovare un'altra collocazione. Non l'ho cercata e non la cerco. Bene, allora ho l'appuntamento a domenica, per 4 domeniche, a partire da domenica 7, giusto? Domenica 7, 21.05 Rai 3, in prima serata, e poi da gennaio altre 12 puntate. Benissimo, grazie a tutte le cose e auguri.